Il lunedì. Il martedì. Il mercoledì. Il giovedì. Il venerdì. Gli scemi. Del villaggio. Il villaggio di Rete 3. Villaggio di Rete 3. È un grande piacere dirvelo pubblico. Si riaprono le porte del villaggio di Rete 3. Siamo qui. Mettiamo il gingolino, per favore, regia Benzoni. Benzene, grazie. Allora, saremo con voi ogni mattina dalle 8 alle 9 in tele e in radio. Siamo sempre quelli. Nicolò, vai con le presentazioni. E allora, direttamente dai fortini della fame di Camorino, più fame che fortini, dire la verità. Decisamente. Colui il quale lobo potrebbe essere tranquillamente usato per il ripieno del cappone di Natale, Joas Trigliceridi Balmelli. Viva. Abbiamo anche dal Mendrisiotto l'abituale commensale di Sergio Ermotti, Nicolò Casolini, che mi dice che... Sempre sia lodato, Sergio. E da Viganello, il comico, noto finanziatore del Partito Socialista, Paolo Guglielmoni. Allora, ferma, basta applausi. Anche gli occhiali rossi, Paolo. Sì, mettiamo una musica d'atmosfera, perché tu, Nicolò, vuoi dire cosa ci è successo durante questi mesi che siamo stati lontani dal microfono. Sì, io voglio solo dire che tu da piccolo avevi il poster di Raul Ghisletta in camera. Sì, va bene. Allora, in questi mesi Paolo Guglielmoni ha lavorato duramente allo sviluppo del suo nuovo programma Sembra Ieri. Solito catalogo dell'EPA, vecchie interviste a quelli della Meteo, il monitore di sci di Fabrizio Casati, inverno 1979 ad Alpe. Scenografia degna del film Chicken Park con Jerry Calà e Demetra Hampton. Vanno segnalate anche le vacanze, una la prima, al campeggio Stambecco Maremmano di Orbetello, 3 euro al giorno la diaria, e le solite passeggiate concluse a suon di Barbera e Pancetta al grotto dal Ciurlin a Chironico. È tutto vero, tra l'altro. Joas Balmelli. Sì, prego, Balmelli. Che la gente nel Canton Ticino e la Svizzera italiana non ha ancora capito se si scriva con la J di Juventus o con la G di Giacarta. No, è J pure Giacarta. Che miei capi hanno, non lo sanno. Oltre ad avere partecipato attivamente alla scrittura del programma C'era una volta il Ceneri, se non se ne fosse accorto nessuno, è andato in onda per tanti sabati di fila, successo planetario con cofanetti DVD, merchandising e unboxing fatti su YouTube dalle migliori influencer. Unboxing. Ha avuto grandi ruoli nella filantropia sopra Cenerina, Balmelli, in questi mesi. Volontariato alla Buvette del Camorino, dog sitter di Pilli, il barboncino incrociato con un alano di Paolo Ascerto. E soprattutto nel fine settimana di notte ha fatto il rospista. Cos'è il rospista? No, quello che fa attraversare il pattugliatore insieme a Tamara Merlo delle rischiosissime attraversate dei rospi in Val di Spinè a Vacal. Facciamo un applauso a quello che abbiamo fatto io e te, Joas, in questi mesi lontani dal microfono. Mi è mancato un casino, Nico. È un piacere ritrovarti. Allora, entri il primo ospite del villaggio, mettiamo lo stacchetto. Abbiamo un grande ospite. Si è un rapper. Un rapper dalla musica, i Run DMC. Fai fè la pezza, come si dice, a suon di cachet. È un rapper seguito da dov'è? Milioni di follower. Più di 2 milioni di follower. La domanda è dov'è? Dov'è? Rapper? Ecco, abbiamo subito i primi casini, prima puntata, primi casini. Io manderei un brano. Mandiamo un brano. Al brano, manda ma il rapper dov'è? Poi dopo la raccontiamo. Il villaggio. Ed è subito disagio. Beh, sì, Nicolò, situazione incresciosa oggi, avevamo un ospite e l'abbiamo subito allora, bucato. Ci siamo giocati subito l'ospite colò a caratteri cubitali nella prima puntata, abbiamo riservato tutti i possibili soldi che avevamo di tasca nostra e anche dati quei pochi che ci ha permesso di dare l'azienda, perché il programma comunque non è strutturato, diciamo, è un programma un po' così, e li abbiamo messi tutti alla prima puntata per il primo ospite. Io ieri, intorno alle 18, chiamo Paolo Guglielmoni e dico, ma siamo sicuri che arriva? Perché secondo me mi puzza di pacco, cioè questa cosa qua. E Guglielmoni, ma figurati te, abbiamo parlato col manager, con quello, con tutto, tu figurati. Un rapper famoso. Famosissimo. Un rapper famoso che però, Balmelli, ci siamo chiesti, quando non c'è il rapper famoso, buttiamo sulle spalle di Balmelli la Bravo. Responsabilità. Quindi è tuo Balmelli, oggi salva Capre Capoli. E capo, no, tu sei l'uomo del rap. Aspetta, vai. No, io non sono cresciuto col rap, sono cresciuto con la musica punk, però ho degli amici rapper, ho sempre seguito. Possiamo dire la tu scena. più cime di rap che rap. Cime di rap, sicuramente, orecchiette, cime di rap, sicuramente. E quindi seguivo il rap da sempre, praticamente, dai tempi dell'Opio Crew 2002 e dei Momo Posse. Oggi c'è anche del rap nuovo nella Svizzera italiana. Ah, come producer ti proponi? Come producer, ferma la musica un attimo, che Balmelli si propone come producer, diamogli tutta l'attenzione che
merita. Come talent scout, più scout che talent. Ho scoperto Busy Club, un grande Busy artista Club? Della Valle di Blenio che rappa. È un rapper bleniese. Sì, sì, sai che a Los Angeles i rappers dicono straight out of Compton. Sì, io certo. Dico straight out of Compton. Sì, Castello di Serravalle. E vi lancio la prima clip di questo artista, Busy Club, che parla di un oggetto fondamentale per tutti i ticinesi e i grigionesi italiani. Siamo Busy Club. Si è alzato dal letto, Busy Club. Ok. Lavor fat, lavor gross, Zacky boy. Lavor fat, lavor gross, Zacky boy. Sto sera mattina, direi son gravigna. Sul tavolino. Erba tutundi. Sto sera mattina, caffè con racocchina. Serve la rivella per misdi. Poro, po, poro, poro, po, po, po. Ok. Ferma. Quindi i temi sono Zacky Boy, l'uomo maltina la mattina e Raul Endavigna. Io vi consiglio di prendere la motocicletta, mettervi le cuffiette e fare un bel giro in Valle di Blenio con Busy Club in sottofondo, rende proprio l'idea. Sentiamo come ascoltare Nirvana a Seattle. Ma no? Busy scritto come? Bezi. Busy proprio, cioè non come Risi e Busy. Y. Parliamo solo quattro alla volta. Vai. Adesso il tema di ogni rapper, il festone che probabilmente... Ecco la festa. Probabilmente la causa del fatto che non è venuto l'altro rap. A tutta la banda, vodka, whisky, cola, rum e acqua e calanda. Me paghi da beef a quella con gli svert. Stasera giughi tut a po di mia pert. Stasera a giughi anga la ca. Anga la ca. Po de balla con quella tipa là. Stasera femi boss, stasera spacco un tut. Molto, molto bello. Cioè, è lo Snoop Dogg di Mairengo. No, Mairengo non è Valle di Plegno. Un po' di rispetto, per favore. Mairengo vicino ai Rolo. Ecco, Paolo mi ha chiesto anche Florida, dei versi in cui Busy Club dà dei consigli proprio a Paolo su come agganciare, diciamo. No, io sarei sposato, però sentiamo. No, cosa di, so mia cosa fa, quando entra in goling to menza bala, so mia se veni, so mia sena, è possibile che to manderei a caga, quindi am servici da Technic Supreme, arrivi da T con un bel bicer. Scusi signorina, questo è offerto, omaggio per rompere il ghiaccio, mi è bisogno italian, a parlare anche dialet, grazie dra vodka to fai un bel effetto. No, grazie Dravodka, eccezionale. Cioè, questo è eccezionale. Fermi bravo, tutti. Allora, clamoroso, abbiamo trovato un rapper, diciamo, un po' più scaccato, molto meno famoso dell'altro. Dire certe cose, no, che ti do lo stipendio. Tra poco un rapper meno famoso, ma almeno teniamo la scaletta sul rap. Sì. Abbiamo un ospite sostitutivo, tra pochissimo. Ce l'abbiamo. Il villaggio. Non aver paura di essere strano. Allora Nicolò, lascio a te l'onore. Beh, tutti lo ricordiamo per le sue opere letterarie. Anche? No, ma anche per il rap, Ha cominciato benissimo con la sua opera prima, quando è stato uno dei quattro a scrivere i primi passi del Vangelo. Ha concluso ancora meglio con Johnny Pio. Un applauso a Il Vangelo secondo Matteo Pelli. Ben arrivato Matteo Pelli, direttore che ci togli d'impaccio, perché non abbiamo avuto il rapper che ha milioni su Instagram. Grazie. E abbiamo... Tu su Instagram quanti follower hai? Ma 25-26 mila, una cosa del genere. Allora, innanzitutto possiamo fare un secondo applauso, che comunque il vice direttore. Ok. Sì. Grazie, sono emozionato. Paolo, scusa, chiudendo il cerchio, puoi anche dargli la corona? Puoi mettere la corona per... No, ma non aspetta, mi va la cuffia, tra l'altro, complimenti. Oggi è tutto benissimo. Allora, paccati dall'ospite. Sì. Devo tenere il pollicione, ve lo dico, sulla cuffia, perché sennò non funziona. No, ascolta. Mi chiamate alle 7:20 dicendo: scusa, non abbiamo nessuno, puoi venire tu? Da comando. Questo dimostra il grande rispetto nei miei confronti. E poi dico: tra l'altro parliamo di rap. E io dico: guarda, volevi farmi altezza bigio? Sì. E tra tutto questo dico: ma guarda che io il rap non lo faccio dal 91. E vabbè, ma non abbiamo trovato niente di meglio. Le facciamo le stesse domande che avremmo fatto al rapper famoso. Okay. Siete vero, posso dire, siete una banda di cretini. Dico perché, cioè, è meglio che lo sappiate. Se avete delle domande per il nostro ospite rapper di questa mattina, le potete fare scrivendo lo 079 873 80 73. Ricordiamo che cominciò con lo pseudonimo di Pelliman. Hai fatto venire giù l'agnola. Allora, adesso basta, però, perché devo tenere il pollicione sulla cuffia. Allora, lo dico, a te scende l'agnola, io non ce la faccio, non posso partire così.
illudi. Sono le domande che avremmo fatto al rapper famoso che facciamo a Pelli, che comunque ha bazzicato il rap. Sì. Matteo Pelli, ogni tuo lavoro è un successo, sai solo vincere. Sì. Il tuo ultimo album, Sulla mia Pelli, è disco di platino nel Sopraceneri. Sì. Ma c'è da qualche parte un Matteo che floppa anche, tipo Casolini allo show più piccolo del mondo? Sì, quando vado in giro con Casolini vedo che lui cerca gli sguardi delle persone e le persone non lo riconoscono. Questo per me è un po' un flop, perché comunque nella mia crew, nella posse, la nano posse in questo caso, abbiamo un piccolo ragazzo che cerca di affermarsi e non ce la fa. Però tu anche hai floppato nella vita, almeno una volta. Ho floppato quando uscì un attimo dal rap per fare un po' di televisione, ce l'ho nel curriculum, non so se lo sapete, ho fatto anche un po' di televisione e ho fatto un programma che si chiamava Vera TV. Era un programma dove andavamo, c'erano tipo gli incendi, questo genere di cose, perché in America all'inizio del 2000 andavano molto forte queste reality TV dove c'erano incidenti, eccetera. Solo che noi avevamo tipo la pecora che si è smarrita in Valcalanca piuttosto che... E mi ricordo che uscivo da un periodo fortunato televisivo e fu un flop clamoroso. Proprio io sembravo un deficiente, facevo fermi tutti, siamo allo stallo e c'è un incidente clamoroso sulla strada cantonale. Vedevi il tipo col trattore che dietro non riusciva a tirare il carrettino. Però io la spettacolarizzavo come se fossi stato a San Francisco. Nonostante si trattasse di un flop, ricordiamo che comunque Guido Bagatta poi ha preso Guido Bagatta, il testimone. Bravo. Lui faceva Real TV e noi pensa che Truzzi Vera TV. Non so come fosse passata alla TSI di quegli Casolini anni. Ha una perché il rapper che avremmo dovuto avere è di buona famiglia, ma fa finta di essere un gangsta del ghetto. Invece io non faccio finta. No, di essere di buona famiglia, dici? No, di essere un gangsta. Ma io ce non ho mai capito questi rapper italiani che sono cresciuti tra Fino Mornasco, Vimercate e Cormano e ci dipingono una realtà come la periferia di Denver, c'è la sofferenza. Però c'è, voglio dire, in questi quartieri io sono nato, ho fatto molta fatica anch'io col mio pitbull. Quando andavo in giro per le strade, vi dico la verità, mi sono difeso in situazioni molto complicate. Tu prova a passare a Viganello a mezzanotte, è complicato. Io col pitbull e le mie catene d'oro riuscivo comunque a difendermi abbastanza bene. I brillanti ce li ho sempre avuti anche nei denti, adesso nei non denti, si vede il canino. I baggy pants li portavi? Ah, quello sì, devo dire la verità, sì. Io a livello di look ero veramente un disagiato all'età di 16-17 anni. Pantaloni larghi, vita bassissima. Larghi, ci credevo moltissimo. Cappellino? Cappellino sì, però non storto ma avanti. Poi mettevo comunque la camicia. Era male, era una specie di mix da ubriacatura senza essere. Cioè come Guglielmoni oggi praticamente. Bravo, tu vedi Paolo e ricordi me nel passato. Intanto Enzo ci scrive, grandissimo Matteo Pelli, grande rapper, poi grandi voi del villaggio. Se foste dei rappers sareste Paolo, Lymon Willis, Joas, la Opio Crew di Claro e Nico... Funky Nano. Che è un rapper molto forte, tra l'altro. Sì, Funky Nano, sì, spacca di brutto. Compagno di Matak, certo. Nelle scene musicali della Svizzera italiana, due molto forti. Matteo, tu ce lo puoi spiegare? Vai. Perché c'è bisogno di tutta questa prepotenza, testosterone nel rap? Questo maschio alfa che esce, non si può essere felicemente invertebrati come Balmelli? Allora, bella la domanda, bravi, scritta anche abbastanza bene. Tu, Joas, se dopo ci incontriamo un attimo, se vuoi per caso denunciare i due, io sono grazie, comunque dalla tua parte, Matteo. Perché tu già arrivi in una situazione difficile, sì, sulle spalle ghetto. Ti porti comunque... Sento il tuo calore, Matteo, grazie. Ecco, mi fermerei comunque. Senso, insomma, umano, calore umano. Trattato come il bue e l'asinello del presepe. Beh, voi avete detto quello che passava di qua, mi avete chiamato alle 7:15. No. Ero in riunione col direttore. No. E sei venuto per noi? Sì. Come sta il direttore? Tutto bene? Il direttore sta bene, ma ha detto che deve parlarvi, ma dopo. Ascolta, l'ultima domanda che avremmo fatto all'altro rapper che non è venuto. Sì, ci sono. L'ultima festa da sbrago che hai fatto, ci puoi far vivere anche a noi pori mostri un party della miseria? Allora, preparatevi. Io ero in giardino, avevo delle Havaianas colore grigio. Al mio fianco quattro persone, ma non quattro persone normali. Quattro persone che insieme facevano l'altezza di Casolini perché erano i miei figli. Allora, voi dovete considerare un giardino perfettamente tagliato. Tutto un giro di Sinalco, Coca-Cola, Sprite, gazzosa. Botta di brutto. Donne, no, niente. Aspetta. A un certo punto voglio esagerare. Ordino due pizze margherita. I ragazzi dicono, papà, tu sei il mio dio. E io dico, oggi ragazzi, no budget. Andiamo avanti e portiamo avanti questa festa. E alla fine sai cosa faccio? Metto su due costine. Questo è stato un party pazzesco. Possiamo dire che era il compleanno di tuo fratello Pari De Pelli, per buttare ancora più... Proprio più discredito a questa festa. Sono perfettamente d'accordo con te. Coraggio!
calcio, me ne scotto delle vostre pallottole. Continuate a sparare avanti, continuate a spararvi. Con chi vi credete di fare la guerra? Io sono Tony Montana. State facendo la guerra a me, fate la guerra al numero uno. Ecco, chiediamo a Matteo Pelli, che è il sostituto del rapper che sarebbe dovuto arrivare a Scarface. Scarface. È il tuo mito come rapper? No, però se vuoi ti dico di sì. Intanto stavo cercando di chiamare Massimo Sutter, che è l'ospite di domani. Un altro rapper molto bravo, tra l'altro. Sì, per sì, cercare di capire se lui ci dà il pacco o no. Eh sì. Se no, mai vengo io. Sulla cucina, sui ristoranti. Molto bravo. Però bisogna piangere. Proprio, cioè, devi piangere, devi proprio far vedere lo strazio degli esercenti, eh. È un momento difficile, mi piace essere qua comunque con voi a raccontare dei momenti che possono anche essere felici, perché la Pasqua è stata bella, c'era il sole. C'erano tanti svizzero-tedeschi. Nella Svizzera italiana, ja, schön gemacht. Aber, voi siete qui a ridere, perché voi lo stipendio l'avete. Ecco, garantito. Voi tre, è vero. Figli di papà. Sì, soprattutto io. Joas, non parlo di te, scusa, parlavo di me. Parlavo di me. Anche di me, anche di Casolino. Però noi, noi che adesso il capretto sì, l'insalata no, il vegano, il vegetariano, dove andiamo noi? Dove? Belli, può sostituire anche Sutter domani, ci rimangono solo gli anelli sulle dita. Sì, mi dite chi è il terzo, che almeno faccio anche il terzo. Chi è il terzo? Il terzo è Davide Lurati nel Fuca Fuca. Ah beh, Davide Fuca Lurati, Fuca, beh, quella Fuca Fuca io pensavo fosse finto, invece è vero. Vero. Ricordiamo al pubblico cos'è. Spieghiamo Davide Lurati Fuca Fuca, perché non è ancora assunto, proprio non è ancora ex direttore commerciale di Teleticino, già presidente del Chiasso, municipale di Chiasso per il centro, già partito popolare democratico. Pepe De. Davide Lurati in campagna elettorale era in lista per il Gran Consiglio al Punto Franco di Chiasso, Glysphere, ha promesso uno spazio per i giovani tipo l'idroscalo, che non faranno mai, già stata bocciata da qualsiasi persona. E Davide Lurati, per far capire che cosa insomma c'è in quel luogo, ha fatto la fucca 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 fucca. Cari giovani, sentilo, sentilo. Qui inauguriamo un posto dove potrete venire. Poi a breve, a concerti, idea solo sua. Le vostre feste. Questo è il risultato del mio lavoro per 6 anni. Chiasso, un distretto per i giovani. Adesso rappa. Sentilo. Non promette, ma lavora. Senti. Questo è lui, eh? Questo è la Fuca Fuca Dance. Questo lo fa lui, con la bocca. È più sderenato di Eminem a Denver nelle serate peggiori. Questo è Davide Lurati. Adesso mettiamo un pezzo del vero rapper, cioè del finto rapper Matteo Pelli, no, fuori controllo, e poi torniamo. Io ho preparato un'invettiva contro la RSI, perché non si può sempre parlare bene. E poi, attenzione. Ma io cosa c'entro in tutto questo? Cioè, stai qui che ti fai l'ospite, no, stai qui. Poi, aspetta, Paolo, attenzione. E poi, clamoroso, controcorrente, rapper sì o rapper no. Mani su, mani su, mani su, mani su. Mani su, mani su, mani su, mani su. Mani su. Mani su, mani su, mani su, mani su. Vai, Guglielmoni. Sono fuori controllo. Paolo, attento che hai le calze contenitive. Questo è body shaming, eh? Sì, sì, shaming proprio. Allora, c'era un Matteo Pelli rapper, però io ti voglio riportare al tuo ruolo di dirigente della RSI, sì, per fare una piccola invettiva contro la nostra, grazie, azienda. Ne avevo bisogno, guarda, mi piace. Grazie. Allora, pugnetto. Ma è un'invettiva in fondo morigerata, moderata, contro i superlativi che vengono utilizzati oggi nei media e anche da noi, e anche tu personalmente lo fai. Grazie. Tutto oggi viene presentato come mega super extra figo. Io dico sta roba? Mega ultra, sì, extra, sì, figo? Tu pompi tanto le cose. Sì. Fatto sta che oggi... Soprattutto come voi quando c'è bisogno. Fatto sta che oggi nei media... È una riflessione mia, non voglio coinvolgere. Poi magari... Allora falla per te, allora, fuori dal microfono. Appunto, poi magari perdo parte dello stipendio, venite coinvolti anche voi due, che non l'ho meritato. No. Però oggi nei media, diciamo nei media in generale, la RSI salva... Perché continui a toccarmi? A casa non vedono, continui a toccarmi. Chi non seguisse sulla 2, continui a toccarmi. Sì, è vero. Eh? È una perché? Fatemi fare il mio pezzo, che voglio essere, sì, ma coraggioso. Posso spostarmi? Ma che coraggio, continui a toccarmi dentro? Allora, dai. Quando si parla di roba che non suscita nessuna emozione, nei media si sprecano superlativi a nastro. Io penso qui ai Fabrizi Casati, alle Rosi Nervi, alle Carle Norgauer, ma anche a te, Pelli. Mi spiego. Va bene l'entusiasmo, ma se Vito da Rovio canta Vecchio Scarpone al centro diurno del latte, non è Michael Jackson, giusto? Rimane Vito da Rovio nel centro
litro di urna del latte. Serezia da Moleno vende centrini fatti da lei al mercato. Non è Coco Chanel, giusto? Quindi andrebbe fatta un po' di distinzione. Faccio ancora degli esempi, così ci capiamo. Quando Carla Norgauer presenta la filodrammatica di Casal Pusterlengo dicendo «Sono il nuovo che avanza e il più giovane ha 98 anni», possiamo dire too much senza paura? Possiamo? Possiamo. Un altro esempio che forse è il più calzante. Quando Rosy Nervi dice in radio che è stato un privilegio condividere la vita di Gnipa da Sorengo. Perfetti sconosciuti. Ecco, la sua ospite che viene presentata come se fosse Marie Curie non è concettualmente sbagliato. Chiedo. Ok. Le parole, come diceva Nanni Moretti, sono molto importanti. Bello, molto ecco. Bello. Di qualcosa di sinistra, Guglielmoni, citando la dico, Moretti. Beh, esce facile, Guglielmoni. Sì, 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 incredibile. Piantatela con queste cose. Ricordo che avevi il poster di Werner Canopio sì. Vicino a quello di Willy Gorter. Sì, 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 è vero. Willy Gorter numero 10, chiamato La Foca. Sì, pensavo Willy Brandt. Quando Fabrizio Casati dice che il presidente del carnevale Sciuscia Manubri è il numero uno, mi dite chi è il numero due e cosa fa per vivere? E poi lui di solito aggiunge assolutamente. Ci stava? Ma assolutamente che... No, Paolo. Non puoi, basta, scusami, basta, assolutamente. Basta, voglio finire in gloria. Ma Casati è quello che va in onda con l'anello papale di Pio VI, quello che c'è l'anello grosso. Finché l'anello papale non un'altra cosa, va bene. Gli ACDC con Money Talks, Balmelli dal pubblico. Salutiamo Karin, sì. Scrive: siete fantastici, che botta di energia e stupidera, grandi. Un saluto alla Karin, scriveteci in tanti che ci tirate sul morale. Vuoi ricordare per quelli che si numero, sintonizzano? Il numero, già ferma, altissimo. Il numero. Cosa è successo? Perché magari la gente non lo sa, non si è presentato. Va dai, non basta. Si è presentato l'ospite che sarebbe dovuto venire questa mattina. Quello perché ufficiale. Era troppo sderenato, cita del suo agente. E arriva al suo posto un altro grandissimo rapper, Matteo Pelli, sì. Buongiorno. Grazie. Scriveteci allo 079 873 8073. Tu hai fatto vita d'atleta ieri invece, Matteo? Sì, ho fatto vita d'atleta, okay, sì, però ho anche dato spazio alla pizza, cose del genere. Però una vita birretta? D'atleta, sì sì, certo, okay. Birretta, però ho giocato anche a padel, quindi ho fatto un po' tutte le cose che vanno fatte. Ok, quindi sei svegliato come il fo. Come il fo, oui oui. Ricordiamo che tu fai il workout, per chi ti segue sui social fai un workout la e mattina. E tu workaholic invece, sono due cose un po' diverse, ma insomma. Corri sul tapirulan, dillo. Sì, tapirulan la mattina, faccio sempre una ventina di minuti di sport. E di Casolini, prendi esempio dal direttore. Sì. Allora, adesso passiamo la linea ad Antonio Bolzani che purtroppo a 60 anni c'ha qualcosa da dire sul rap, chissà cosa sarà. Buongiorno, innanzitutto permettetemi di ringraziare il pubblico per i 90 anni della radio. È stato bello, tra l'altro, molto bello. Gli ultimi 30 è tutto merito di Antonio Bolzani. Buongiorno. Ciao da Antonio Bolzani. Buongiorno. C'è uno strano ritorno in cuffia, chiedo a Gianni Zocchi in regia di levarmelo. Buongiorno amiche e amici che ci seguite via etere. Benvenuti a una nuova celeberrima, intramontabile, tracimante, succosa, vincente, indelebile puntata di Controcorrente. Oggi un tema per svecchiare un po' il nostro sin qui poco variegato pubblico. Ci si scrive, si chiama, si ascolta il rap. Rap sì o rap no? È giusto, secondo voi, amiche e amici che ci ascoltate, che gente nata e cresciuta a Solbiate Arno e Montano Lucino viva una realtà emulando quella di Denver in America o di Springfield? Snoop Dogg e la sua vita dura è come quella di Fedez vicino al Chip Garden di Vimercate? Diamo voce a noi e a voi, amiche da casa, ricordando che Controcorrente è per tutti, ma non per tutto. La prima telefonata, Gioacchino da Gordevio. Gioacchino, buongiorno. No, ma dai, scusa, ma adesso parla dentro in un microfono, sarà la mia fama musica, ma cos'è che è una roba? Gioacchino, se non le piace il rap, vada ad ascoltare Luis Landrini al Parco Ciani. Prossima telefonata. Facciamo fare una domanda anche a Pelli, che è stato rapper. Fai pure una domanda. Io parlo solo con rapper certificati DOP, quindi Pelli non va bene. Annibale, a favore del rap o contro? Pronto, Annibale? Sì, sono Annibale. Io, a me piace tanto il rap e soprattutto le parolacce e voi fate solo musica apposta, tra Annibale, l'altro. Annibale, è libero di cambiare stazione, no, e di ascoltare. Fate solo musica apposta e io quindi... Controcorrente per tutti, ma non per tutto. È limite di ascoltare Pelli. Angelo Chiello su Rete Fiume Ticino che mette giù il chip del cane. Ciao! Naturalmente con rispetto a parlare, però un po' incazzoso stamattina.
Cristina, questo sì, cioè, Antonio è molto più, è come dire, molto più aperto. Guarda, voglio dire al pubblico di casa che Casolini, quando fa Bolzani, ti guarda proprio così, cioè è lì impostato, guardalo adesso, è lì con le braccia larghe, che ti sembra... guarda come per dire sono ancora Bolzani, esci dal sembra personaggio. Che ti dica, la vera modernità sarebbe togliere le canzoni inutili dalla radio e fare 24 ore di parlato, 23 di Antonio Bolzani. Scriveteci, siamo aperti a tutti ma non a tutto. Grande pezzo di Eminem questo, grandissimo. Il villaggio, il mattino ha l'oro in bocca. Aspetta che c'è il pezzo di Balmelli, lo diciamo anche al nostro ospite. Beh, bella questa musica, alziamola, mi ricorda tantissimo le trasmissioni su Rete 55. Del giovedì sera? No, sabato sera. Ah, sabato. È un po' la mia Danila Paolo ci scrive dalla Corugna e dice che grandi, un salutone dalla Corugna, ma che bello. Allora, Matteo Pelli, purtroppo c'è il momento, c'è il pezzo di Balmelli. Purtroppo mi ha assunto lui, adesso fai te. Non mi prenderei tutta questa responsabilità se potessi. Allora, no. Tu lo vuoi sentire il pezzo di Balmelli? Guarda, è da tre giorni che non dormo perché Balmelli ha garantito che fa sganasciare dalle... Ma su che cosa, se ho posso? Ho scritto un libro, Teo, in questi mesi d'assenza di villaggio, con delle citazioni di grandissimi personaggi. Aforismi? Aforismi. Vado a leggerne alcuni. Alziamo un attimo per creare la suspense. Prego. Nel momento in cui dubiti... Beh, è partito bene, bravo. No, è che io c'ho DJ JK qua dietro che screccio. Allora, diamo un'altra opportunità. Prova. Nel momento in cui dubiti di poter volare, perdi per sempre la facoltà di farlo. Presidente di Kloten Flyers. Due cose ci salvano nella vita: amare e ridere. Se ne avete una, va bene. Se le avete tutte e due, siete invincibili. Giorgio Fieschi. E allora, io l'ho detta una volta a Corzoneso, questa qua, quando stavo intervistando la capra di Inla. Non ti arrendere mai. Di solito è l'ultima chiave del mazzo quella che apre la porta. Dell'Avo apre e chiude S.A. Bello. Bravo però, Balmelli. C'è una crepa in ogni cosa ed è da lì che entra la luce. Salento, gessatura. La felicità è reale solo quando è condivisa. Mary Juana. Esiste nella vita una sola felicità: amare e essere amati. Stefano Artioli. Che l'amore è tutto ciò che sappiamo dell'amore. Carla Norgala. La gente è il più grande spettacolo del mondo e non si paga il biglietto. Franco Cni. Applauso a scena aperta per Balmelli. Andiamo alla canzone perché Balmelli... No, non autocelebriamoci, non lo meritiamo. Lavoriamo duro. Torniamo tra poco. Poi siamo qua per un mese col villaggio, E si sta creando una bella atmosfera, sì, maestro Pelli stava rappando. Sì. No, è che lui è partito con l'idea di Sustai Me, no? Vorrei fare una cover di questo brano. È una buona idea, sentila. Dobbiamo arrivare a ritornare. Intanto qua tieni. Sì. Vai, butta parole, vai. Vai finalinare, che facile. Mangiare, poi bere con te. Nico è bravo. Siamo stati tutti assieme nel villaggio di Rete 3. Ehi. Te mangiare stamattina. Su stai me. Allora tu devi avere, vai. Ma tu veramente hai cantato gli altri brani? E diciamo che in fase di montaggio i nostri tecnici fanno miracoli. No, dai, allora, un'altra chance, per me. Favore. Aspetta, Allora, arriviamo al ritornello e ti faccio, va bene? Fammi segno. Mi chiami Joss Balmelli. Su stai me. Sono bello come belli. Su stai me. Sono qui col Teo Pelli. Su stai me. Abbiamo fatto dei casini. Su stai me. Con Nanetto Casolini. Su stai me. Vedi che funziona, no? Eccezionale, grande, funziona, grazie, no? Matteo. Scusa, Nico. Per me, guarda,
L'altezza non è mai stato un problema, eh. Altezza, mezza bellezza, ma qua no? È un terzo. Attenzione, allora, perché proponiamo, contestualizziamo, sì, senza, allora, senza gridare, che magari qualcuno si è svegliato da poco. La Svizzera italiana ha una grande passione, ci crede tantissimo a livello sportivo, a livello calcistico. Noi andiamo sui campi di terza, quarta e quinta divisione, tipo Audax Gudo contro Gnosca, e c'è lo speaker tipo Germano Lanzoni di San Siro che dice: ha segnato per il Gudo Franco Tappezzieri! Tre spettatori, di cui 7 con 8 per 1000, insomma, e ci credono tantissimo. Io ricordo solo quando giocavo nell'Agno, voglio salutare anche il mio ex presidente, vicepresidente Manuel Ducour. Lo vuoi salutare Ducour che ci sta ascoltando? Un abbraccio, un caro abbraccio. Come non, cioè, come non ricordare Ducour? Vogliamo ricordare Ducour? Solo per farvi capire, l'allenatore Marco Peverelli ci mise, salutiamolo, che salutiamo anche Marco Peverelli, detto Piastrella, che ci mise in campo in 12 col 4-4-3, solo per dirti, mister, in che sono furcissimi. 5-5-5. Ecco, allora, io e Jos Balmelli, che è presidente del Camorino Calcio, che milita nel campionato... Ancora per poco, eh? Di qua. Non, non hai mollato? Non mi ricordo. No, devo? No, no, chiedo, devo, chiedo. No, casomai se me lo dici molla. Quarta divisione? Ricordiamo domenica l'appunto... Ah, non posso. Certo. Quarta divisione. Quarta divisione. Però, a livello alto abbiamo pareggiato col Macedonia ieri. Sì. Ah, beh, buono. Sì, buono. Sì. Quanto? 1-1. Eravate avanti o non lo so, raggiunto? Perché avevo una grigliata, non sono potuto andare a vedere i ragazzi. Beh, presidente. Comunque, però sul pezzo. No, lavoravo. Ti ricordo la differenza tra te ed Ermotti. Tu sei più impegnato di lui, evidentemente. Però Ermotti cerca sempre di guardare, no, andare a mio dare una mano. Ermotti, siete colleghi? Siamo colleghi praticamente. Sì, 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 anche lui lo sa. Comunque, ecco, diciamo che io e Nico abbiamo anche giocato tanto nel mondo del calcio regionale. Io ho giocato a Camorino contro Balmelli, sì, dove il mio amico Marco Dini sbagliò dalla riga di porta, tirò la palla, arrivò a... Ma non andiamo a cercare chi l'ha rotto, cioè cerchiamo di chiudere il concetto. Sì. Chiudiamo, abbiamo immaginato, insomma, la Svizzera italiana che dal venerdì sera con i signori 70 più fino alla domenica pomeriggio con l'ultima partita della Quinta Lega sui campi del calcio minore tra risse, urla, schiamazzi, birrette, zibrette, buvette, abbiamo fatto la canzone sotto le note di Good Times di Gali. Si intitola? Quinta Lega. Facciamo partire la base, maestro, dalla regia. È la nuova canzone del villaggio. Forza, ragazzi. Allenamento coi signori. Giocar mol, riscaldamento lo interrompo. Guggia un round. Il mister vuole il gioco bello, ma noi diamo il meglio solo in buvette. E fu la doccia in zibret. La Quinta Lega. Sicuro torni a casa coi blu, sai. Chi se ne frega dai passaggi, dal gioco bello da torna. Coi cassetti da Gerani. La Quinta Lega. La bala lava giù dalla rungia. Contro il Tegna U per 2-3-0. Du penanti o un ens. Ma quanto sclero. Che serate coi rimborsi spese. Gio Alegan. Ti prego non mi romper la tibia. Va che sei in upside a vita. Chi se ne frega dai vacanz. Uam al vai ad Alenam. Che mul derby cool body. Cool body. La Quinta Lega. I difensori pizza la ranza. Gem la coppa col caras. Ma saleni ma su un grasso segna cu la panza. La Quinta Lega. I allenadusa sento il Guardiola. Ultrenic neuf dall'RA. Ale già tutti in palta. Fem la doccia già zada. La Quinta Lega. Allora, bravi, oh, bravi, bellissima, bravi. È bellissima. Sono presi dalla strada, ma sono straordinari. Un giudizio a caldo. Bella, spero che possa andare in programmazione a Rete 3, perché questo è... Chiediamo anche a Rete 2 magari un passaggio. Maestro Clericetti, la Quinta Lega è un tantino sotto Strauss, diciamo. Ciao.
pizzi il microfono almeno, ma si sente. Grazie di cuore a Nives che ci scrive quello che è uno dei commenti che sentiamo di più proprio sui campi del calcio regionale. Nives scrive fenomeni. Sì, se vai a vedere una partita in quinta lega, fenomeno, ne senti sbarlazzo. Paolo, devo dirti una cosa molto importante: ci siamo dimenticati il gadget di Rete 3 per l'ospite. È vero, sono considerato un ospite o un interno in questo caso, perché voi mi usate un po' come una brava persona. Ricordatevi che non sono un oggetto. Sì, bella questa. Avevamo un rapper famoso che ha milioni su Instagram. Ricordiamo che Matteo Pelli si è prestato cancellando 8 riunioni. Però, a differenza del rapper, lui sa camminare sull'acqua, bisogna dire. Però non lo faccio più tanto spesso. Ti sei divertito? Non direi. Non diresti. No, bellissimo. Allora, io lo dico sempre: essere al villaggio è un privilegio, è divertente. Gli ospiti che arrivano sono forti. Io praticamente vengo ormai tutti, io non sono più un ospite. No, no, sei il resident. Sono un po' resident, nel senso che quando qualcuno si fa male, io sono il panchinaro. Sai che è la prima oggi. Sostituto di Russo. Scendendo in automobile verso Besso, ero a Comano. Mi sono detto, pensa come cambia la vita. Una volta mi avrebbero chiesto, vieni ospite, dai, facciamo una puntata speciale. Oggi è, senti, abbiamo nessuno, Teo, puoi venire un attimo, per favore? Devo aver sbagliato qualcosa, no? Però c'hai però è vero. Un bel depanage da parte tua. Grazie, grazie. Depanage, l'ultima volta l'hanno detto un cordon bleu, mi sembra, giusto? Abbiamo l'ultimo pezzo di Balmelli e poi andiamo verso i saluti. Vai, per questa prima giocatelo puntata. Bene, deve essere bello però, perché chiude e se, beh, come si se non è bello, Paolo, è un casino. No, non so se è bellissimo, però Paolo, ricordami una cosa, come si chiamava già quella trasmissione che hai fatto da gennaio? Sembra ieri. C'era una volta al Ceneri. C'è con me, sì, ecco. Sì. Però era bella. Però era bella. Era carina, davvero. Sì, molto bella. Molto bella. Noi ci siamo. C'era gente che si accoltellava fuori da City Disc, no, che nessuno lo sa, CD da però prendere. Io ho riflettuto tanto su questa rivalità, rivalorizzando Lugano. Ah, ok, tu un plauso di Balmelli a Lugano. Vai. Sì. Allora, ho pensato che voi di Lugano avete il lago. Sì. Noi a Belli invece abbiamo la spiaggetta d'Arbedo. Sì, però voi scandisci, le voi sillabe a Lugano, perché, voi a Lugano avete lo Splendid Royal. Noi Scusa, a Belli, però ma com'è che parli? Noi a Belli. Posso dirti una cosa? Okay, ma cos'è che, poco, cos'è che te fai? No, sono cos'è che te dorme, fai? Non dorme. Noi a Belli. No, ma ripeti. Ma fallo bene sto pezzo. Ma non sì, dai, via. Sei in chiusura. Voi a Lugano avete lo Splendid Royal. Il prossimo che mi interrompe va a casa subito. Noi a Belli il motel a Castione. Voi a Lugano avete il principe Leopoldo. Noi a Belli abbiamo il re Rabadan. Voi a Lugano avete il Gabbani, noi a Belli abbiamo il Mugi Kebab. Voi a Lugano avete i concerti in Piazza Riforma, noi abbiamo il karaoke alla birreria As. Non è male, devo dire. Voi a Lugano avete l'università, noi a Belli abbiamo i corsi di nuoto. Hai riso per caso? Voi a Lugano avete le fiduciarie, noi a Belli abbiamo la cassa di risparmio del Grotto Pontevecchio. Stiamo, applauso Balmelli, bravo. Allora, attenzione. Allora, noi vogliamo lanciare le trasmissioni di punta dell'azienda. Sì, prima mettiamo la sigla finale, dopo le lanciamo. Il villaggio di Rete 3. Il villaggio di Rete 3. Con Barista, la miscela professionale per uso domestico di caffè Chicco d'Oro. Chiccodoro.ch. Ogni volta lanceremo gli ospiti di Rosi Nervi a Perfetti Sconosciuti. Prego. Vai. Nicolò. Allora, nella puntata di oggi di Perfetti Sconosciuti, una nuova drammatica puntata con Rosi Nervi, ospite Archimede Pazzaglia con la sua storia strappalacrime, Archimede elettrauto al Panzeri di Gorduno al mattino, chirurgo del colon retto alla sera. 71 anni, ha anche una fondazione volta a profanare le tombe in Sud America. Per arrotondare esegue risse su commissione, intimidazioni ai portavalori che fanno sosta negli autogrill. Perfetti Sconosciuti. Ciao, grazie. Ciao, ciao ragazzi. Grazie Matteo. E grazie a voi.